Siamo a Vica Vica New Garden, dove i giovani venuti da tutti i pianeti del Sistema Solare stanno festeggiando il carnevale. Il concerto non stop, che dura 3 giorni e 3 notti, è l'avvenimento più importante fra quelli previsti dal programma di questo carnevale. Ma una misteriosa catena di omicidi che hanno coinvolto famosi editori discografici ha turbato questa festosa atmosfera. Accidenti, un altro morto. Copritelo e portatelo subito via. Forza, forza! Agli ordini! Questo è il quarto omicidio che viene scoperto in pochi giorni. Dai documenti trovati in tasca al cadavere, risulta che la vittima si chiamava Perez Rodriguez, padre del piccolo Miguel, il bambino che si è rivolto a Iota 9 in cerca di aiuto. Fino a questo momento la polizia non è riuscita a fare molti progressi nello svolgimento delle indagini. Avranno migliore fortuna i ragazzi di Iota 9? Non si può passare! Che cosa vuoi, Isaac? Scusateci, ispettore Macarone, ma la vittima era un nostro conoscente. Lo conoscevate? Sì, lo conoscevamo. Che brutto spettacolo! Non dobbiamo assolutamente farlo vedere al piccolo Miguel. Lasciatemi! Lasciatemi, voglio vedere! Papà! È meglio che resti qui adesso. È papà, vero? Voglio andare da lui. Lasciatemi, lasciatemi, Miguel, vi prego. Non fare così. Il tuo papà ha bisogno di essere curato. Adesso verrà un medico a visitarlo e forse riusciremo a salvarlo. Non dire bugie, lo so che papà è morto. Ti prego, fammelo vedere, ti prego. Voglio andare da lui, voglio andare da lui. Chi è quel bambino? Il figlio della vittima, si chiama Miguel. Ne sai qualcosa? Sul carnevale di Vica Vica soffia un vento diabolico. Chi si nasconde dietro questa catena di orribili omicidi? Carnevale di morte. Hai scoperto qualcosa, Isaac? Non ho il coraggio di guardare in faccia Miguel. Non ho ancora finito di analizzare tutti i dati. Comunque c'è qualcosa di poco chiaro in questi omicidi. In che senso? Il morto non è Perez Rodriguez. Che cosa? La carta d'identità è intestata a questo nome, ma il gruppo sanguigno non corrisponde al suo. Dici sul serio? Mm-hmm. Meno male, mi sono tolto un grosso peso dal cuore. Il nostro piccolo Miguel ne sarà felice. E questo non è tutto. Neanche l'identità delle altre 3 vittime corrisponde ai documenti che avevano in tasca. Cosa? Il primo cadavere era quello di un membro della famiglia di Saturno. Il secondo era un dirigente di Galileo, del pianeta Giove. Il terzo era uno dei vichinghi di Marte, tutti e 3 personaggi di grosso calibro. Pensi che anche la quarta vittima possa... appartenere a un'altra organizzazione? Sì, qualcuno ha usato documenti falsi per sviare le indagini. Forse voleva approfittare della confusione del carnevale di Vica Vica. Una sola persona può permettersi di combattere contemporaneamente queste 3 famiglie. Sapete chi intendo dire, vero? Lui. Sì. Nubia. Nubia. Maledetto Kamen Kamen. Non ne sono ancora certo, anzi, per quel che ne sappiamo, potrebbe essere proprio lui la prossima vittima. Eh? Vediamo cosa deve dirci il computer. Un'altra persona è presente a Vica Vica sotto la falsa identità di un produttore discografico. Si tratta di Gargoneschi, della famiglia di Volga. Ha preso alloggio all'hotel Vica Ovest 31. Dobbiamo andare subito là. Bene. Dite davvero? Non riesco a crederci. Allora mio papà è ancora vivo, è così? Sì, certo. E lo rivedrai presto, Miguel. Almeno spero. Evviva! Ne sono proprio felice! Meno male, cominciavo a temere per il nostro lavoro e soprattutto per il guadagno. Invece così non è ancora tutto perduto. Ma avaraccio. Kid, boy, dovete tenere d'occhio Gargoneschi mentre io mi occupo di Kamen Kamen. È probabile che l'assassino prenderà contatto con uno dei 2. Ok. E Poncho, tu rimarrai invece con il piccolo Miguel, mi raccomando. Va bene. Sin, May, rintracciate Omachi. Sono preoccupato per lei. Cercate di scoprire da dove ha chiamato l'ultima volta. Va bene. D'accordo, vieni Miguel, andiamo.
人が見る日上の安らぎ俺のそばにいてくれたら baby ci vedremo ancora no? Sì, forse i miei vestiti ormai dovrebbero essere asciutti è meglio che torni subito al mio lavoro quando avrò sbrigato le mie faccende potremo andare al concerto insieme vero Rocco? È molto strano Omachi non risponde alle nostre chiamate forse si trova nei guai e ha bisogno di aiuto per fortuna abbiamo rintracciato il suo segnale senti Rocco sì? conosci per caso un certo Perez Rodriguez? No, mi dispiace, Omachi, non lo conosco. Allora non è un discografico così famoso come pensavo. Devo andare, ho un appuntamento molto importante. Bene, ci vediamo dopo. Sì, ma stai attenta però. Non ti preoccupare, in genere so badare a me stessa. Ciao! Quel morto non era il padre di Miguel e che aveva in tasca documenti falsi. Ho capito. E si sa qualcos'altro di questa strana faccenda? Cosa avete scoperto? Come arma del delitto è stata usata una pistola d'ago. L'assassino se n'è servito per iniettare un veleno paralizzante, ma non letale. Come hai detto? In questo modo ha potuto stordire le sue vittime. Solo in un secondo tempo le ha uccise colpendole in organi vitali. Così almeno ci ha detto... Presto, ditemi, da quanto tempo è stata uccisa l'ultima vittima? Il quarto omicidio è stato commesso all'incirca 2 o 3 ore fa. Che ti succede, Omar? È un veleno paralizzante ad effetto ritardato. Ho studiato medicina. Mentre tu ti metti una camicia asciutta, vado a fare un po' di spesa, così potremo mangiare qualcosa insieme. Non è possibile. Rocco. Rocco. Stai attenta, però. Che ti prende, Omachi? Omachi! Non è vero. Non può essere vero. Rocco! A quanto pare Gargoneschi si è accorto di essere nel mirino di qualcuno che vuole fargli la pelle e ha aumentato il numero dei suoi gorilla. Pensi che l'assassino si farà vivo? Non lo so, comunque l'unica cosa che possiamo fare è stare qui ad aspettare. Ehi, ecco Gargoneschi! Maledizione, qualcuno vuol farmi un brutto scherzo e voi buoni a nulla non siete riusciti a scoprire niente. Stiamo facendo delle indagini, capo. Siete degli incapaci! Mi hanno colpito! Ma che diavolo succede? Fermati! Fermati! Non facciamocelo scappare, andiamo!